Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Dani dalla vostra Empire Family e durante l'apertura dei ticket di questo banner è successo l'impensabile. Ho infatti raccolto 4 ticket e quello che vedete davanti a voi è successo realmente. Ho trovato 2 Goku in 2 ticket diversi, non chiedetemi come, vi darò le prove del fatto facendovi vedere assolutamente il numero di Chrono Crystal che sono esattamente identiche a questa mattina. Non ho toccato il banner ragazzi, abbiamo fatto la sculata del secolo, oltretutto assieme al Chinozzo, quindi io ragazzi sono pronto per portarvi lo showcase. Ho sentito dei pareri molto, molto negativi su questo personaggio. L'abbiamo visto anche contro, durante lo showcase del nostro maestro Muten. E abbiamo visto che si tratta di un PG molto squishy per essere un personaggio Legends Limited, che teoricamente dovrebbe, insomma, quantomeno o fare dei danni devastanti della serie ti sciotto tutti con 2 carte, ma vengo sciolto, oppure, boh, lo vedremo in questo video. Rapidamente il kit ragazzi, allora le statistiche sono abbastanza bilanciate, un po' basse le difese. Strike Blast sono normalissime, carta blu ragazzi va a fare un 3 lock su Special Move con Blast Armor. Carta verde ragazzi peschiamo una gialla e carichiamo il Vanish del 50%, niente di che. Main Ability ci refull alla mano, anti-cover per DC Count e cancellazione dei Factor, carina. Z-Ability ragazzi, Strike Blast Attack, Universe Rep, Blast Defense, Unique Ability andiamo a potenziare il nostro Goku quando muore, le sue statistiche aumentano, abbiamo un danno inflitto di varia natura, e Knockback sulle Strike, e in più ogni 3 timer count che Goku rimane in battaglia si va a pompare il danno e riduce i costi delle sue carte. Oltretutto se l'avversario switcha andiamo poi a pescare una Special per una volta. Il nostro Goku, una volta ottenuto l'ultra istinto, ha delle statistiche che se le confrontiamo alla versione base sono un pochettino migliori dal punto di vista delle difese, però siamo comunque fatti di carta. Strike Blast, abbiamo una blu che ci va a aumentare il danno del special move, distruzione degli effetti di ricarica della tuta avversaria, carta verde che va a caricare di 30% poco, il nostro Vanish Unico Key più 50 e ovviamente cancellazione di downgrade. Ragazzi, da notare che le strike e le blast non potenziano il nostro Vanish Unico. Main Ability ragazzi, carichiamo il Vanish Unico del 50% che assieme alla verde è l'unico modo che abbiamo per pompare il nostro Vanish Unico di Goku Mastered praticamente. Special Move che farà un danno del 50% maggiorato. Quando arriva l'Ultra Istinto ragazzi facciamo un 140% di danno inflitto extra e inoltre scusatemi un 40%, il Vanish Unico ovviamente parte al 100%, ma abbiamo un 30% extra per 60 count, quindi dobbiamo fare danno velocemente. Inoltre abbiamo una pescata di livello 1 per 60 count, insomma dobbiamo muovere il culo. Quando diventiamo ultra istinto dobbiamo attaccare. E voi dite, ma come fate ad attaccare? Molto banalmente abbiamo un anti-cover per 40 count. Quindi una volta attivato l'ultra istinto ragazzi abbiamo davanti a noi, se entrano le combo, una macchina da danno. Sarà sufficiente il danno che fa per fare le kill? Lo vedremo in questo showcase. Per quanto riguarda il key, vabbè, più 40, questa è la unique che evade gli attacchi. Come notate già il Goku ha un'abilità in meno, è l'ultra istinto, quindi la verde oltretutto non ci pesca neanche carte, quindi neanche a dire che estendiamo le combo. E la blu non locca, non fa niente se non la riduzione delle cut che sinceramente non mi interessa troppo. Lo proviamo in PvP ragazzi, team full blast, cioè vuol dire che diamo al 100% la possibilità a Goku di fare danno, abbiamo le Z-Ability tutte quante per lui. Poi lo proviamo anche in un altro showcase magari Zenkai benciato, però questo è il team teoricamente dove è stato per pensato, no? L'Universe Survival Saga con 17 e il nostro Mutant 17 che gli manca una stella per portarvelo a 5, e secondo me rimane ancora uno dei top personaggi 17, veramente molto molto buono. Per Goku lo vedremo insieme, come sapete non taglio match e voglio essere il più sincero con voi, non ci guadagno nulla a scrivere nel titolo top 1 se non lo penso, lo penso tuttora per Hit e per il nostro Roshi per quanto riguarda le SP normali. Hit ragazzi a mio avviso è uno di quei personaggi che se dato nelle giuste mani fa veramente il devasto, c'è poco da dire, questo è un po' il mio feeling del personaggio e lo è tuttora. La domanda è, ha senso togliere il nostro Hit per mettere Goku? Questa è la domanda che cercheremo di
sviscerare in questo showcase, primo showcase del nostro Goku Mastered oggi. Poi, ripeto, per lo showcase Zenkai Bench, magari lo proviamo o nel God Key o nel Saiyan, vi rimando magari ad un altro video, perché insomma lì le Zenkai Bench cambiano veramente tanto la faccenda. Già sono contento di essere riuscito a portarvi lo showcase al giorno 2, cosa non molto, insomma, non ci speravo. Va bene, allora andiamo. Iniziamo con il nostro danno, ragazzi, sul colore di svantaggio. Di sicuro Hit avrebbe fatto di meglio. Tiriamo la carta blu. Va bene, non è successo nulla, ragazzi. È come se non avessimo tirato niente. Rosé è molto tank, siamo contro a un bel team. Che dal punto di vista delle difese sicuramente sa dire la sua. Quindi qui Goku non è sicuramente avvantaggiato, no? Per farci vedere le sue capacità di danno. Però... dato che comunque una speranza, una chance, no? Gliela vogliamo dare. Noi tiriamo la carta verde. Potevo tirare la carta blu, effettivamente. Però tiriamo una gialla, almeno qui la carta verde pesa qualcosa. E come vedete, ragazzi, il danno non è per niente male. Abbiamo fatto, direi, dei danni sufficientemente decenti. Vi ricordo che siamo a 6 stelline. Danni incassati. Come notate, sul colore di vantaggio la gestiamo apparentemente in maniera decente. Per quanto riguarda il danno sul colore di svantaggio, siamo a livello di una sparking media, niente di esageratamente OP, almeno questo è quello che io penso vedendo questi danni su Black, che comunque, ripeto, è un personaggio che tanca senza problemi. Questa farà un bel po' di male perché non abbiamo difese, però Roshi top 1 vi assicuro che non si fa impreziosire da queste piccolezze. Anzi, entra e fa partire la nostra Mafuba, che andrà a silare Zamasu, ragazzi. Questo ceiling è leggendario. Voi non vi immaginate in questo spot quanto è worth andare a silare Zamasu. Non vi immaginate che cosa è appena successo, perché ora abbiamo il campo libero per fare il devasto. Andiamo così. Ora andiamo a pescare 4 carte, ragazzi, è molto meglio che tirare la blu card. Cerchiamo di tirare giù, perché il nostro obiettivo è questo, il nostro 17. E vedete che comunque il danno di blast di questo Goku su colore di vantaggio lo abbiamo fatto ed era particolarmente interessante. Oltre a questo, ragazzi, vi ricordo che abbiamo la concentrazione del colore di svantaggio, quindi dobbiamo fare del danno adesso. Peccato che però l'avversario faccia 999. E come notate, il danno è elevatissimo preso. Un danno veramente pazzo. Cioè ci sta... squagliando. Adesso io non lo switcho per ovvi motivi, voglio triggerare la sua revival, se no non ve la faccio vedere il primo match, scusate, quello che di solito guardate tutto almeno fino alla fine. Triggeriamo la revival di Goku. A questo punto, ragazzi, siamo di colore di svantaggio, abbiamo una carta verde che ci andrà a pompare di brutto il nostro vanish unico, e ci servono... Adesso la ritiriamo, ci carichiamo un po' il key che ritorna praticamente full. Ci servono delle carte, diciamo che Goku teoricamente le pesca anche bene. Ora andremo anche con la main ability, anzi andiamo con l'RR che facciamo prima. E tiriamo con la carta verde. Guardate il danno delle blast su colore di svantaggio. Non è male, ragazzi, non è male. Non è neanche però un urlo al miracolo, no? Come può capitare quando vi entra una carta verde di Roshi o una carta verde di Hit a full power. Qui ci cade la boccetta. Purtroppo non abbiamo avuto fortuna con il nostro Roshi, come se fosse una cosa che avviene con la fortuna. Io qui sto fermo, non ha senso che io dodgi. Ora direi di stare ancora un attimo fermo, aspettiamo così, andiamo con un salto, a questo punto andiamo con la strike card e concludiamo il match con la blue card, che vi ricordo togliere l'endurance nemica. Il danno qui era molto molto elevato, ci stiamo godendo la legendary finish durante la partita, e che dire, come notate questo Goku nei momenti in cui ha subito combo da parte di Rosé, anche di colore neutro, subiva tanti danni. E giustamente, ragazzi, questa cosa è normale. Punto numero uno, non abbiamo bench difensive. Punto numero due, non abbiamo HP a coprirlo. Punto numero tre, Goku non è un personaggio che dovrebbe incassare colpi, è un personaggio che dovrebbe fare il nuker. Quindi dobbiamo cercare di capire se questo personaggio, con la sua capacità, magari quando è in forma base Super Saiyan Blue, di cancellare il colore di svantaggio e il suo anti-cover da Tot Timer Count con pescata aumentata, che riempie molto bene la mano, è sufficiente a fargli
prendere il main spot nello Universe Survival, nell'Universe Rap, perché questo è il team Universe Rap, non ce ne sono altri. Soprattutto perché questo team, ragazzi, è Blast. Questo che stiamo giocando in questo momento, ragazzi, è un team Blast oriented. Con it il team diventa leggermente meno amalgamato. Quindi vuol dire questo, che giocando il nostro Goku verde non solo abbiamo un nuker con dei punti di svantaggio perché ce li ha, li vedremo anche comunque durante lo showcase, ma andiamo a migliorare le performance di danno dell'intera squadra, che non sono da sottovalutare. Questo perché 17 ha bisogno delle carte Blast che fanno danno. Inoltre, le carte Blast con la Paralyze che porta il nostro Roshi sono molto carine se fanno girare il deck e ci fanno pescare le carte corrette. Anche perché pescare le strike con questo team non serve assolutamente a nulla. Tant'è che sto aspettando con urgenza degli equipaggiamenti decenti anche per Roshi, perché comunque sì, ne ha, ma non sono quanti ne vorrei. Andiamo con una blocca, ragazzi, con la neutro. Io qui sarei contento di fare metà vita di danno. Però, come vedete, il danno non è stato elevatissimo, è un danno da SM, però per una, diciamo, LF tier featured in meta appena uscita mi sarei aspettato leggermente di meglio. A questo punto noi possiamo, se volete, aspettare e triggerare anche la revival, tanto non abbiamo nessun tipo di problema nel farlo. Andiamo con il nostro Mastered subito qui pronto, abbiamo la cancellazione delle cover, vi ricordo, e cerchiamo di sfruttarla per il maggior numero di secondi possibili. Io avrei messo su questo Ultra Instinct Sign l'auto win delle Clash, un po' come succedeva per Goku Master. Vedete che il danno comunque non è per niente male. Questo, ragazzi, è un personaggio abbastanza stronzo da gestire difensivamente, però vedete che comunque dal punto di vista del danno qualcosina stiamo riuscendo a fare. Allora, a questo punto non ha senso mettere altri personaggi all'infuori di Roshi. Io qui tirerò questa, ma probabilmente lui che cosa fa? Lascia il 17. Ah no, switcha, ok. Allora lui è immune. A questo punto noi ne approfittiamo. Ne approfittiamo e continuiamo con i Roshi. Teoricamente qui il ceiling mi farebbe vincere la partita, ma preferisco fare così. Non lo mettiamo. Mettiamo Mastered e sfruttiamo la sua bloccata, che farà un danno di merda al nostro 17, che non ha subito praticamente nulla. Io mi vergogno di aver appena subito questo danno. Avete visto che diavolo è appena successo. E quindi certo bisogna stare attenti, è un personaggio squishy eccetera, però secondo me tutto ha un limite, soprattutto appena, dato che i personaggi sono appena usciti. Il danno che prende è veramente 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 altissimo, ma davvero tanto tanto alto. Detto questo, continuiamo con la partita. Io oltretutto non posso contare su cover change rispetto ad It, che ne ha due, quindi Mastered lì rimane e non credo che riuscirò a fare nulla con lui. Rimarrà lì e speriamo che riesca a fare qualcosa di decente. Io qui lancio queste, io qui blocco a metà, cerco di vedere se fa, se va di tac. Oddio, questo non mi piace, però non mi fa troppa paura. Mettiamo il master, da questo punto ci avviciniamo un attimo, perfetto, andiamo col floating, attenzione, così, andiamo ancora col floating, ottimo. Carta verde per aumentare nuovamente il nostro vanish unico, fortunatamente le nostre ore di training su Goku Ultra Istinto normale sono serviti a qualcosa. E andiamo così, abbiamo stallato sufficientemente, però io qui ho tirato i pugnetti per cercare di baitare, ma parte l'RR dell'avversario. Qui vi dico la verità, avrei preferito Hit in questo match per cercare di rompere l'equilibrio della partita. Come vedete il Mastered non ci sta aiutando per una ceppa a rompere l'equilibrio del game, cioè è lì e aspetto che mi entri una combo per cercare di fare qualcosa, e oltretutto devo stare attento che se faccio un errore salto in mille pezzi, quindi questa è un po' la cosa che mi fa un po' tristezza. Però vabbè, continuiamo così. Il danno sembra essere svanito, vi ricordo che il danno bonus non dura all'infinito ma solamente per i primi 60 timer count, quindi vedete quello che sta succedendo in questo momento, il danno su un personaggio di 10 anni fa con una LF tier featured appena uscita. Continuiamo con il nostro 17, andiamo a nullificare il cover change del nostro 17 avversario, ci fermiamo a metà, andiamo con il tackle, parte il vanish unico, lui ovviamente rimane perché il vanish si è ricaricato. Io rimango ancora con l'ultra istinto lì dietro e non so cosa diavolo farmene. È lì, lo potrei mettere in cover, ma mi servirebbe a qualcosa, ve lo dico io, assolutamente no. Qui intanto parte la continua in realtà la combo del nostro opponent, che non si sta di sicuro
sta qui a guardarci. Fortunatamente ha finito le carte. No, non le ha finite. Ci ha scoppiato 17. Rimaniamo con il Mastered, ragazzi. E vabbè, abbiamo scoppiato loro. E qui siamo scoppiati noi in mille pezzi. Ragazzi, avete visto molto oggettivamente in già questa partita il grossissimo limite del Goku. Cioè, che cosa diavolo serve? Serve a fare qualcosa? Assolutamente sì, serve a fare tanto danno. Però anche quando ha avuto i suoi spazi di fare danno, non è che ne abbia fatti tantissimi. Quindi, Goku, a cosa diavolo servi? Cioè, dovresti essere in grado, come insomma questo team lo richiede, di sbloccare un po' le sorti della partita. Non puoi dipendere dall'azione dei tuoi alleati. E questo è il problema di questo Goku, ragazzi. Dipende, secondo me, troppo da quello che fanno gli alleati. Se voi lo giocate, ad esempio, con Roshi, Gongo Banana, tirate la Mafuba, ne loccate uno, entrate con Goku e fate quello che vi pare. Ma quando deve giocare per fatti suoi, ha dei grossi problemi. Non riesci a trovare uno spot in cui dire: ah, adesso sì, metto Goku perché mi svolta la partita. Ci sono per tutte le unità questi tipi di ragionamenti. E Goku, mancando di una nuova abilità, non ce la fa. Cioè, gli manca un'abilità, ragazzi, con l'Ultra Istinto. Quindi voi direte: vabbè, lo lasci in forma base. Sì, così hai le statistiche nerfate, perché giustamente l'Evo non possono avere le statistiche buffate. Quindi questa partita che cosa faremo? Cercheremo di non farlo trasformare subito e di sfruttare una revival per quello che è, ovvero un Endurance non cancellabile. A meno di diversi personaggi, ce ne sono alcuni che la cancellano, lo sapete, tipo Beerus con la blu. Però, insomma, allora siamo qua, qui parte Vegito, va bene, vai con la Blast, ma riusciamo a mettere Goku con un bel cover, let's go, ok. Bel cover, andiamo così, da con la Strike, giustamente, non avevo dubbi che l'avresti fatto. Io qui cerco di evitare di doggiare. No, dai, non mi dire che quitti. Ha quittato. Vabbè, ragazzi, se quitta... Ha quittato? Non ho capito. L'ha quittato o no? Ragazzi, non ho capito se ha quittato. Ho visto per qualche millisecondo connecting. Vabbè, a noi non interessa. Facciamo così, tiriamo la blue card e godetevi il vero danno della sparking del banner. Ovvero il maestro Roshi. Andiamo così, ci avviciniamo un attimo. Ok, andiamo così, perfetto. Ok, vai con Goku. Qui ci riconviene attivare la mina ability. Andiamo a pescare 4 carte nuove. Perfetto, andiamo qui. E vedete che comunque il danno... Cioè, ragazzi, stiamo combattendo contro 17 sparking free to play. Cioè, vi rendete conto di... Questo non è un danno che dovrebbe fare un nuker. Questo è il danno che fa una sparking normale, non una LF nuker. È la tipologia di personaggio che è uscita male per me. Adesso io, ragazzi, tiro una verde e vedete che la combo gode di brutto, perché peschiamo un'altra gialla, potenziamo il ki, quindi il potenziale di pescata lo abbiamo. Io avrei esagerato leggermente di più con i danni. Ora ci buffiamo di nuovo, carichiamo il vanish e peschiamo un'altra gialla. Vedete che il potenziale di danno lo abbiamo. Il problema è che è un potenziale di danno. Non tutti i personaggi, o meglio, non tutti gli avversari si lasciano fare questo. Non è... È troppo particolare. Vi faccio un esempio di meccaniche, mentre facciamo un'altra partita, che possono ribaltare completamente le sorti di una partita. E vi dimostro perché questo Goku non le ha. Maestro Muten, la Mafuba. La Mafuba impedisce all'avversario di utilizzare 3 personaggi, ne può utilizzare solo 2. È velocissima, se vi entra avete un vantaggio incredibile sull'avversario. Partita completamente stravolta. 17. Quando un avversario vi tira una qualsiasi ultimate e o RR tipo Gogeta Ultra che vi va a sfondare malamente l'Endurance, 17 blocca questa abilità e rimane in piedi, e lui con l'Endurance vi tanca l'RR, vi tanca le ultimate e vi tanca quello che gli pare. Anche qui partita svoltata, l'avversario si ritrova senza main ability, senza ultimate, senza blue card, che qualsiasi cosa, perché 17 non solo gliela blocca ma gli toglie anche tutti quanti i buff e ti fa ripartire alla grande. Vanish rapidissimo, si ricarica e potete ritirare una blast card che vi aumenta la pescata. Kit veramente spaziale. E Mastered invece cosa fa? Cioè, cosa fa questo Goku, ragazzi? A parte prendere 3/4 di vita di danno da una Kefla free to play. Queste cose non dovrebbero succedere su un personaggio nuovo. Lo hanno veramente trattato di merda. Adesso io questa la tiro, purtroppo non entra perché ho sbagliato il timing e tutto. Però, cioè, questo dovrebbe farci un attimo capire che le cose non vanno.
Cioè, se io lì avessi messo, che cazzo ne so, le scimmie, avrebbero fatto meglio loro, e non va bene questa cosa. Allora perché non metto le scimmie come leader e Goku lo lascio fuori? Per attivare l'effetto dell'equipaggiamento di platino unico? È un problema questo. Ok, andiamo. I danni, ragazzi, come vi sto dicendo, insomma... Dove sono i danni? Ragazzi, dove diavolo sono i danni? Questa ce la facciamo a tankarla, fortunatamente. Ok. Tiriamo questa. E qui mi sa che partirà la revival, a meno che non tiriamo la carta verde. E andiamo così. Ok. Ok. Ma ragazzi, cioè, farsi scoppiare da una Kefla è abbastanza ridicolo comunque. Qui con Hit le cose sarebbero state un po' differenti, però vabbè. Ok, andiamo avanti. Triggeriamo la nostra revival. Io mi chiedo come posso cambiare le sorti di questo match. L'avversario sta giocando due Purple, oltretutto. Solamente per farci capire quanto è utile questo personaggio. Vabbè, ci ha rasciato. Possiamo fare qualcosa, ragazzi, con questo Goku? Possiamo... non lo so. Possiamo svoltare le sorti di questa partita? Sicuramente con Hit ci saremo riusciti. Così la vedo dubbia. Fortunatamente il nostro Roshi qualcosa è in grado di farla. Adesso non credo che Roshi potrebbe fare il comeback della partita. Però magari è sufficiente a mostrarvi la differenza di potenzialità tra lui e Mastered. Abbiamo bloccato qualcuno. Forse c'è una speranza. Lontana, ma forse c'è. Uno. Cioè, guardate la differenza tra un personaggio uscito bene che fa danno ai... Cioè, questo, ragazzi, è un personaggio. Porca vacca. Questo, ragazzi, è un personaggio. E tiriamo giù anche Kefla. No, non l'abbiamo tirata giù, scherzavo. Figura di merda gigante. Era immune. Ok. Però avete visto? Questo è un PG che fa dire la sua. Questo è un PG che poteva salvarmi la partita. Qui abbiamo perso un altro match ed è nuovamente per colpa di Goku. Non abbiamo avuto, come dire, la benché minima possibilità. Ok, togliamo il fatto che ci fossero due Purple nella partita. Togliamola. Ma facciamoci l'ultimo match. Facciamoci l'ultimo match. Proviamo a vincere una almeno una partita con sto personaggio. Io vi dico la verità, ragazzi. Se adesso dovessi scegliere... qui di Viola ne abbiamo solo uno, dai. E se adesso io dovessi scegliere, molto banalmente, tra giochiamo Goku Ultra Istinto Revival e Hit, sceglierei 100.000 volte Hit. Anche con la Z-Ability Strike, anche se non fa girare perfettamente il team con il danno di Blast e il Roshi mi fa il 20%, 30% quello che è di danno in meno, lo sceglierei comunque. Lo sceglierei comunque. Perché se non è possibile che con una... un team completamente orientato al danno mi faccia questi danni, ma soprattutto prenda questi danni. È la cosa che mi dà fastidio, che prende troppo danno. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ma stanno quittando tutti, ragazzi. Facciamone una. Che due scatole. Non capisco perché tutti quanti stasera quittino. So che vedere Goku Ultra Istinto a 6 stelle vi fa paura e... ed è, oh mio Dio, ma vi assicuro che non è niente di particolarmente entusiasmante. E non voglio demolirlo, ragazzi, eh. Cioè, l'ho trovato, sono pure contento. Quindi non ci sarebbe motivo per me di dirvi che un personaggio non è buono. Anzi, probabilmente farei più visual a dirvi Goku Ultra Istinto non lo sa giocare nessuno. Davvero. Cioè, titolone, nessuno sa usarlo e mi metto a giocare Goku. E però voi vedete quello che c'è in questo video, cioè... ma che è sta roba? Credo che il team di sviluppo abbia implementato, nell'ultimo periodo, un meccanismo per... non farti rosicare quando perdi in PvP. A me non mi interessa giocare contro i bot. Ultra con una stella. Santo cielo. Vabbè, ragazzi, se volete vedere un po' di danno, questo è il match giusto. Guardate il... cioè, ragazzi, ultra con una stella, eh. Ragazzi,
sta riuscendo a fare questo danno contro sto tizio. Ragazzi, guardate che questo danno è basso, per essere un bot, praticamente. Molto basso. Vi assicuro che era basso quel danno che avete visto. Vi assicuro che era mo... Vabbè. Vediamo un po'. Wow. Ci mancava solo che partisse il... che mi togliesse mezza vita. Vabbè. Bella, Goku. Allora, torniamo a fare un'altra partita. Facciamoci un altro match di quelli entusiasmanti, proprio come questo. Quelli che vogliamo proprio vedere al 100%. L'unica cosa di cui sono contento, ragazzi, di averlo trovato due volte, è che adesso avrò il drop rate aumentato nel ride. Di questo posso dire di essere contento. Va bene, facciamoci l'ultima. Che host mettiamo come ultima, ragazzi? Io direi che possiamo ascoltarci un po' quella di... quella di Goku Super Saiyan. Molto, molto carina. Allora, mentre trovo l'ultima partita, vorrei che vi prendeste questo breve lasso di tempo per scrivermi un commento onesto, poi ve lo richiederò alla fine dello showcase, su quello che pensate seriamente di questo Goku. Seriamente però, non fate i fanboy dicendomi ma no, Goku Ultra Istinto è fortissimo. È oggettivo, ragazzi, oggettivo. Sapete quando una cosa è oggettiva? Vuol dire che non avete modo di difendere questo personaggio. È indifendibile. Non è indifendibile perché è la cosa peggiore mai cacata fuori dal vaso degli ultimi mesi. È indifendibile in quanto unità top. Forse rientra nella top 7, ma forse, ragazzi, ok? Abbiamo vari diversi dubbi, mi sono confrontato con un po' di giocatori anche di competitivo e la pensiamo più o meno tutti così, sia chi lo possiede come me, lo sto giocando in maniera pulita con voi, sia chi non lo possiede. Il PvP, ragazzi, questa sera è buggato, non mi sta facendo trovare le partite, vediamo se riusciamo a trovarne un'altra avendo un po' di calma zen. E sapete che vi dico, dopo ci facciamo qualche volevo trovare anche Kale, effettivamente. Sarebbe stata carina da testare lei, però non l'ho trovata. Ultimo match, ragazzi, contro... Ok, va bene, dai, ho 4 stelle. Questa teoricamente dovremmo riuscire a vincerla. Se perdiamo anche questa, direi che, insomma, siamo contro un tizio che probabilmente gioca da una settimana. Anzi, no, da quando è uscito Gogeta. Stiamo giocando contro un reroll di qualcuno che ha equipaggiamenti B. Allora, se riusciamo a non fare dei danni incredibilmente pazzi contro sto tizio, vabbè. Li faremo i danni qui, ragazzi, per carità. Però, insomma. Allora, ultimo match. Vediamo che cosa riusciamo a fare con questo bel Goku Ultra Istinto. Allora, parte Roshi. Roshi bot con equipaggiamenti B, che è un blaster e ci sta comunque facendo del danno. Vabbè, no, non mi esprimo. Non mi esprimo di quello che ho appena visto. Io qui sono immune e parto subito di strike. A questo punto vi faccio vedere io che cosa significa tirare una carta verde. Oltretutto qui ho droppato... sono un pirla, oltretutto. Sono un pirla. Sono solamente un pirla. Va bene. Va bene. Di danno sinceramente non me ne sta facendo. Mettiamo l'altro Goku. Teoricamente la tanchiamo. Ottimo. L'altro Goku Master lo tanchiamo, ragazzi. Drop per Gogeta Ultra. No, ok. Allora andiamo con questa. Andiamo a nullificare tutto. E andiamo a fare il danno che volevamo vedere. Oh, ragazzi, così ci piace. Qui purtroppo che succede? Oh, entra Roshi. Allora, ci peschiamo una carta Blast. Stiamo riuscendo a vedere Goku massima potenza. Cioè, contro un bot e tirando main ability su un avversario che teoricamente poteva lasciare tranquillamente Gogeta. E avrebbe fatto meglio, probabilmente. Se gli lasciava Gogeta almeno mi avrebbe interrotto la combo. Però non vogliamo, non ci lamentiamo, anzi. Dovrei averlo preso teoricamente. Lo prendiamo, peschiamo la blue card, ragazzi, e godiamoci la Kamehameha da 2.3kk di danno. Qualcosa di assurdo. Adesso cosa facciamo? Ci prendiamo un po' di danno? Ci prendiamo un po' di danno. Mettiamo il nostro 17. Attenzione all'anticover, ragazzi, che comunque lo possiede. Carta verde, fortunatamente vi ricordo che non va a pescare carte, quindi vabbè, ci pesca questa e... ci ha fatto il danno che doveva farci, insomma. Altro? Pare di no. Andiamo così.
abbiamo un altro Vanish con 17, ragazzi, la forza della natura. Questo si è confermato essere un reroll, ha praticamente fatto un salto che solo chi rerolla lo fa sa fare. Blue card, ragazzi, andiamo a tirare il calcione su Gogeta. Ok, Roshi viene rushato in fronte, stiamo davvero rischiando di perdere contro un bot. Carta gialla, ragazzi, siamo addirittura con l'RR doggiato, eh. Cioè, adesso mi tirerà teoricamente la... Non l'ho capita questa, caro. Però, va bene, meglio così. E forfè, va bene. Ragazzi, io direi che durante questo showcase ho parlato abbastanza. Andiamo comunque nella schermata finale, parliamone un attimo. E poi dopo vi lascio la palla. Vi lascio la palla perché dovete assolutamente aiutarmi qui. C'è bisogno dell'intervento della community. Allora, Goku Ultra Instinct Sign. Goku Ultra Instinct Sign è il personaggio più controverso uscito nell'ultimo mese. Ha grossi, enormi, giganteschi problemi di gestione del danno. È un nuker, i suoi danni li riesce a fare, ma in determinate occasioni, sicuramente contro avversari che non sanno buildare dei team o che non hanno equipaggiamenti sufficientemente adatti per gestire un DPS come dovrebbe essere lui. Qual è però il problema? A prescindere dal fatto che il vostro avversario sia un avversario skillato, un giocatore appena arrivato sul gioco o un bot, questo affare prende troppo danno. Se capita che lo avete per ultimo, se vi capita che vi entra una strike di un avversario, il fatto di perdere tre quarti di vita, mezza vita con una strike nemica, con una blast nemica, è troppo, ragazzi, anche per un nuker. I nuker, ad esempio Hit, ragazzi, è definibile a tutti gli effetti come un nuker, però lui li tanca gli avversari, o almeno ci prova a tankarli. Di sicuro non viene portato a un terzo, un quarto di vita, quello che è, con una strike. Troppo danno, ragazzi, perde troppo, troppo, troppo. A questo punto vi consiglio o no di pullare sul banner? Assolutamente no, ragazzi. Secondo me il banner è skippabile quando riuscite a trovare una copia di Roshi. Roshi, invece, è un personaggio perfetto, fondamentale, fenomenale. Rimarrà in meta non solo adesso, ma anche per qualche mese. Altre cose che non piacciono di questo Goku: non ha la capacità di far girare la partita a vostro favore, non ha un modo che sia uno di portarvi una kill sicura. Gli avessero messo, che ne so, all'Ultra Instinct Sign il lock sulla blu. Se gli mettevano il lock sulla blu, allora effettivamente era un cavolo di DPS. Ma come fate a tirare giù un personaggio? L'avversario switcha e siete fottuti. Non ce la fa a fare il DPS, gli manca nel kit qualcosa che gli faccia concludere il tutto. È come avere una ragazza, anzi, vabbè, questo non lo faccio. Stavo per farvi un brutto esempio. Vabbè, dai, vi saluto, vi appuntamento un prossimo video. Commentatemi. Stavo per dire, è come essere a letto e non concludere con la ragazza più gnocca del mondo.